Vieni qua, voglio fare. Può succedere che devi cucinare una mattina ai figli un giorno. Vedi? Si comincia con un poco d'olio, ci friggi uno spicchio d'aglio, poi ci aggiungi tomato e anche un poco di conserva. Friggi e attento che non si attacca. Quando tutto bolle ci cali dentro salsiccia e purpetta. Poi ci metti uno schizzerino. E dopo pure le zucche. What is special about this pizza? Well, it's made by hand. That's right. Why it's special. Now, do you make the dough? Do you start from scratch? I start from scratch. That's right. Now, I'll put this on. Yeah. All right. What do I put on? Well, I'll show you how to put this on. Just let me put this all on. What kind of a boy was Martin at home? Martin was a gem. Yeah? Always has been. Mm-hmm. Very good boy. Do you enjoy being in the films? Well, I have to be in the films. Otherwise, he threatens me. Prison dinner was always a big thing. We had a pasta course, and then we had a meat or a fish. Paulie did the prep work. He was doing a year for contempt, and he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor, and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. It was a very good system. Vinny was in charge of the tomato sauce. Ah, got the smoke. That treat, the kinds of meat in the meatballs. What'd you put in there? Veal. Beef and pork. Ah, good, but you gotta have the pork. That's the flavor. I felt he used too many onions, but it was still a very good sauce. Parliamo della grande bellezza di Paolo Sorrentino in concorso a Cannes, dove è stato accolto favorevolmente dal pubblico. Ne parliamo con The King of Paparazzi, Rino Barillari. Ma che fa in questo film? Faccio la mia professione da 52 anni. Il paparazzo. Solo che con una macchina diversa, con una macchina digitale, dove tutte le foto è fiction. E com'è andata? Com'è che ti sei ritrovato a girare... a fare un cameo appunto per Sorrentino? Semplicissimo, io mi trovavo all'Aris Bar di nascosto col teleobiettivo, cercavo e ho fatto le foto di Sorrentino mentre guarda la camera, mentre cammina, mentre mettono a posto le luci, il set. Lui se ne accorge e abbiamo fatto un po' trattative. Ti faccio fare tutte le foto che tu vuoi, basta che mi dedichi soltanto 20 secondi per fare una scena. Ah, se mi fa le foto, ok. L'unica cosa è che c'avevo il maglioncino sotto perché faceva freddo e serviva la scena d'estate. Io mi sono levato il maglioncino, ho fatto quella scena, più ho fatto le foto che mi servivano. Quindi tu hai fotografato tutta la vita, diciamo, della grande bellezza, il set, set. Non tutto, ho fatto quello che potevo fare di notte. Io ho fatto le scene a Piazza Navona
fino alle 4 di notte che facevo un freddo da morire, e più a Piazza dell'Orologio e più altre cose così. Ma quella scena più importante che mi serviva era Tony Servillo con la Isabella Ferrari. Per me era importante, un servizio esclusivo di notte, poca luce, però fantastico.